Ciao a tutti, io sono Silvia. Oggi parliamo soltanto in italiano, in modo tale che voi possiate abituarvi all'ascolto della lingua italiana in modo graduale. Ovviamente non preoccupatevi perché il video sarà sottotitolato sia in italiano sia in giapponese. Quindi iniziamo. Oggi parliamo del condizionale presente. Iniziamo dicendo che i verbi italiani al condizionale e al futuro si formano seguendo le stesse identiche regole. Quindi se sai formare il futuro, saprai formare anche il condizionale. L'unica differenza sono le desinenze. Le desinenze del condizionale presente sono uguali per tutti i gruppi di verbi. Fantastico, no? Vediamo subito un esempio per ogni gruppo. Verbi in are. Parlare. Io parlerei. Tu parleresti. Lui, lei, parlerebbe. Noi parleremmo. Voi parlereste. Loro parlerebbero. Osserviamo le desinenze. Ei, esti, ebbe, emmo, este, ebbero. Vediamo i verbi che finiscono in ere. Ad esempio, leggere. Io leggerei. Tu leggeresti. Lui, lei, leggerebbe. Noi leggeremmo. Voi leggereste. Loro leggerebbero. Vedete? Sono uguali. Osserviamo le desinenze. Ei, esti, ebbe. Emmo, este, ebbero. Vediamo ora i verbi che terminano con ire. Dormire. Io dormirei. Tu dormiresti. Lui, lei dormirebbe. Noi dormiremmo. Voi dormireste. Loro dormirebbero. Facile, no? Voglio farvi notare una particolarità dei verbi che terminano in are. La lettera A di are diventa una E, come abbiamo visto. Parlare diventa io parlerei, tu parleresti. La A si trasforma in E. Tuttavia, alcuni verbi che terminano in are non cambiano la A in E e questi verbi sono dare, fare, stare. Questa è un'eccezione alla regola. Vediamo subito le coniugazioni complete di questi tre verbi. Dare. Io darei. Tu daresti. Lui, lei, darebbe. Noi daremmo. Voi dareste. Loro darebbero. Io darei, tu daresti, lui, lei, darebbe. Noi daremmo, voi dareste. Loro darebbero. Fare. Io farei. Tu faresti. Lui, lei, farebbe. Noi faremmo, voi fareste, loro farebbero. Io farei, tu faresti, lui, lei farebbe. Noi faremmo, voi fareste, loro farebbero. Stare. Io starei. Tu staresti. Lui, lei, starebbe. Noi staremmo. Voi stareste. Loro starebbero. Inoltre, i verbi che terminano in care e gare prendono una H dopo la C e la G in tutte le persone. Ad esempio, pagare. Io pagherei.
tu pagheresti. Lui, lei, cosa sarà? Pagherebbe. Noi pagheremmo. Voi paghereste. Loro pagherebbero. Comunicare. Io comunicherei. Tu comunicheresti. Lui, lei comunicherebbe. Noi comunicheremmo. Voi comunichereste. Loro comunicherebbero. Non fatevi spaventare, bisogna soltanto esercitarsi. Aggiungiamo un'altra informazione. I verbi che terminano in "-ciare" e "-giare" perdono la I in tutte le persone. Cominciare. Io comincerei. Vedete? Non c'è la I. Tu cominceresti. Lui, lei comincerebbe. Noi cominceremmo. Voi comincereste. Loro comincerebbero. Mangiare, uno dei verbi più comuni e più usati. Io mangerei. Tu mangeresti. Lui, lei mangerebbe. Noi mangeremmo. Voi mangereste. Loro mangerebbero. Quindi ricordatevi, nessuna I. Ovviamente i verbi essere e avere sono irregolari e di questo mi scuso. Bisogna impararli a parte, abbiate pazienza. Vediamoli subito, non sono difficili. Essere. Io sarei. Tu saresti. Lui, lei sarebbe. Noi saremmo. Voi sareste. Loro sarebbero. Sarei, saresti, sarebbe. Saremmo, sareste, sarebbero. Avere. Io avrei. Tu avresti. Lui, lei avrebbe. Noi avremmo. Voi avreste. Loro avrebbero. Avrei, avresti, avrebbe. Avremmo, avreste, avrebbero. Ci sono alcuni verbi che al condizionale presente si comportano come il verbo avere. Questi verbi sono dovere, sapere, potere, vivere, vedere, cadere, andare. Vediamo le coniugazioni complete di questi verbi. Dovere. Io dovrei, tu dovresti, lui, lei dovrebbe, noi dovremmo, voi dovreste, loro dovrebbero. Dovrei, dovresti, dovrebbe. Dovremmo, dovreste, dovrebbero. Sapere. Io saprei. Tu sapresti. Lui, lei saprebbe. Noi sapremmo. Voi sapreste. Loro saprebbero. Io saprei, tu sapresti, lui, lei saprebbe. Noi sapremmo, voi sapreste, loro saprebbero. Potere. Io potrei. Tu potresti. Lui, lei potrebbe. Noi potremmo. Voi potreste. Loro potrebbero. Io potrei, tu potresti, lui, lei potrebbe. Noi potremmo, voi potreste, loro potrebbero. Vivere. Io vivrei. Tu vivresti.
Lui, lei vivrebbe. Noi vivremmo. Voi vivreste. Loro vivrebbero. Io vivrei. Tu vivresti. Lui, lei vivrebbe. Noi vivremmo. Voi vivreste. Loro vivrebbero. Vedere. Io vedrei. Tu vedresti. Lui, lei vedrebbe. Noi vedremmo. Voi vedreste. Loro vedrebbero. Io vedrei. Tu vedresti. Lui, lei vedrebbe. Noi vedremmo. Voi vedreste. Loro vedrebbero. Cadere. Io cadrei. Tu cadresti. Lui, lei cadrebbe. Noi cadremmo. Voi cadreste. Loro cadrebbero. Io cadrei. Tu cadresti. Lui, lei cadrebbe. Noi cadremmo. Voi cadreste. Loro cadrebbero. Andare. Io andrei. Tu andresti. Lui, lei andrebbe. Noi andremmo. Voi andreste. Loro andrebbero. Io andrei. Tu andresti. Lui, lei andrebbe. Noi andremmo. Voi andreste. Loro andrebbero. Alcuni verbi sono caratterizzati dalla presenza della doppia R. Ad esempio, venire diventa io verrei, tu verresti, lui, lei verrebbe, noi verremmo, voi verreste, loro verrebbero. Anche altri verbi hanno questa caratteristica. Ad esempio, rimanere, rimanere. Io rimarrei, tu rimarresti, lui, lei rimarrebbe, noi rimarremmo, voi rimarreste, loro rimarrebbero. Mantenere. Io manterrei, tu manterresti, lui, lei manterrebbe, noi manterremmo, voi manterreste, loro manterrebbero. Volere. Io vorrei, tu vorresti, lui, lei vorrebbe, noi vorremmo, voi vorreste, loro vorrebbero. Bere. Io berrei, tu berresti, lui, lei berrebbe, noi berremmo, voi berreste, loro berrebbero. Ma quando si usa il condizionale presente in italiano? Il condizionale presente si usa per esprimere un desiderio. Ad esempio, mi piacerebbe tanto visitare Osaka. Mi piacerebbe. Piacerebbe a me. Oppure, quanto vorrei che fosse già primavera. Il condizionale presente si usa anche per esprimere cortesia. Per esempio, vorrei un caffè, per favore. Vorrei un caffè, per favore. Mi daresti la tua email, gentilmente? Mi daresti la tua email, gentilmente? Si usa per esprimere opinioni personali. Ad esempio, Clara vuole organizzare la festa di laurea per sua sorella. Sarebbe una cosa carina, a mio parere. Clara vuole organizzare la festa di laurea per sua sorella. Sarebbe una cosa carina, a mio parere.
Il condizionale presente si usa anche per esprimere un consiglio. Per esempio, secondo me dovresti impegnarti di più nello studio. Secondo me dovresti impegnarti di più nello studio. Inoltre, il condizionale si usa nell'apodosi di un periodo ipotetico di secondo tipo per esprimere la possibilità, insieme al congiuntivo imperfetto presente nella protasi. Facciamo un esempio. Se fossi ricca, comprerei una Ferrari. Se fossi ricca è la protasi. Se fossi. Fossi è il congiuntivo imperfetto del verbo essere, giusto? Se io fossi ricca, comprerei una Ferrari. Comprerei è il condizionale presente del verbo comprare. Io comprerei. Se Giovanni chiedesse scusa, lo perdonerei. Se Giovanni chiedesse scusa, lo perdonerei. Chiedesse è il congiuntivo imperfetto del verbo chiedere. Se Giovanni chiedesse scusa, è la protasi. Lo perdonerei. Lo perdonerei è l'apodosi. Perdonerei è il condizionale presente del verbo perdonare. Lo perdonerei. Lo sta per lui. Io perdonerei lui. Lo perdonerei. Il condizionale presente si usa anche per esprimere un dubbio. Come potrei fare per risolvere questo problema adesso? Come potrei fare per risolvere questo problema adesso? Come potrei fare? Potrei. Condizionale del verbo potere. E quel ragazzo là chi sarebbe? E quel ragazzo là chi sarebbe? E quel ragazzo là chi sarebbe? Infine, possiamo dire che il condizionale lo troviamo soprattutto nel linguaggio giornalistico per esprimere incertezza, per riportare informazioni non sicure, voci. Tra le vittime del terremoto ci sarebbero 10 italiani. Dal momento che si tratta di una notizia che non è sicura, si usa il condizionale. Esserci diventa ci sarebbero. 10 italiani ci sarebbero tra le vittime. Questa è una frase che potreste leggere sui giornali o che potreste sentire al telegiornale. Ovviamente usiamo questa frase soltanto come esempio e speriamo di non sentirla mai al telegiornale. Bene ragazzi, per oggi abbiamo finito. Spero che questa lezione sia stata abbastanza facile da seguire. Se non l'è stata, come al solito potete commentare qui sotto per chiederci tutto quello che volete. Siamo qui a disposizione per chiarire i vostri dubbi. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto e se pensate che possa essere utile ad altre persone, condividetelo e metteteci un bel mi piace. Ma non è finita qua, perché in una delle prossime lezioni Ale vi spiegherà come usare il condizionale passato e come formarlo dal punto di vista grammaticale. Quindi continuate a seguirci e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!